Mister, una partita possiamo dire movimentata, ricca di emozioni, c'è stato anche un po' di nervosismo, è stato allontanato dalla panchina, però alla fine il Montorio è riuscito a portare a casa i tre punti e a consolidare ancora una volta il primato. Una partita movimentata, sì, è stato l'episodio del gol annullato. Mi sembra che sia l'arbitro aveva segnato il gol, anche il guardialino a un certo punto correva verso il centrocampo, per cui poi ci hanno ripensato e comunque ero andato in campo per esultare con i miei ragazzi, per abbracciare i miei ragazzi, poi mi sono visto questa decisione e ci sono rimasto un po', sono stato colto un po' di sorpresa, diciamo così, mettiamola così, voglio essere diplomatico. A parte la prendono sempre con me, insomma, vabbè, questa è una storia vecchia oramai, mi sono pure stufato. E per quanto riguarda la partita, è stata una partita dominata al primo tempo, cioè ragazzi, io sono rientrato 2-1 il primo tempo, non sapevo che dire dentro lo spogliatoio, perché veramente secondo me abbiamo fatto una partita perfetta. Potem è stato uno dei più belli da quando sono tornato a Montorio, cioè veramente bene bene, dovevamo finirla con 3-4 gol di scarto. È normale, poi c'è pure l'avversario, un avversario comunque in forma, anche se veniva da una sconfitta, un avversario che sta facendo bene, che ha cambiato tanto, per cui è chiaro che in questo momento quando siamo in possesso palla facciamo delle ottime cose, secondo me creiamo tantissimo, al contrario quando la palla ce l'ha l'avversario pecchiamo un pochettino, non difendiamo come dovremmo difendere, per esempio il secondo gol è stato preso con difesa schierata, è stato un taglio dell'attaccante, noi ci lavoriamo tantissimo su queste situazioni, sappiamo come muoverci e lì un pochettino, se proprio devo trovare il pelo nell'uovo, non stiamo difendendo come difendevamo nelle prime partite, devo dire la verità, la squadra sta prendendo troppi gol, però a livello di gioco, a livello di prestazione, anche nel secondo tempo, voglio dire, la squadra ha continuato a giocare, anche se siamo abbassati un pochettino per inerzia, ci poteva anche stare. Però io penso che sul risultato non c'è niente da dire, cioè veramente una prestazione super da parte della mia squadra. Quando ripeto, una buona squadra, devo fare il complimento all'allenatore perché hanno messo su veramente una buona squadra e sul 2-2 non era manco facile, invece è stata l'ennesima reazione di questi ragazzi che stanno facendo, ripeto, un lavoro straordinario. Mi piacerebbe che Montorio seguisse con più attenzione questi ragazzi perché veramente secondo me ci meritiamo di più delle 30-40 persone che vengono domenicalmente, cioè io non so che cosa dobbiamo fare di più, siamo in testa da sempre, dimostrando veramente tanto, per cui io chiederei maggiore seguito da parte della cittadina, da parte di tutti quanti, perché come si dice nel calcio, si vince tutti insieme, no? E noi abbiamo bisogno dell'apporto di tutti quanti se vogliamo vincere questo campionato. Mister, una partita su un campo difficile, che cosa è mancato secondo lei all'Atria per portare a casa almeno un punto? Abbiamo regalato i primi 20 minuti perché ci aspettavamo un altro modulo e sinceramente ci abbiamo messo un po' a capire come dovevamo andarli a prendere e gli abbiamo regalato due gol, sinceramente. Poi ci siamo messi bene, ci siamo sistemati tatticamente, abbiamo fatto 20 minuti del primo tempo buonissimi e siamo ripartiti nella stessa maniera, li abbiamo aggrediti, abbiamo fatto un buonissimo secondo tempo, poi c'è stata l'azione del 3-2 che sinceramente vorrei rivederla, ma secondo me c'era un fallo netto su Pavone non fischiato, però è stata comunque un'ingenuità. Purtroppo siamo sotto Natale e stiamo facendo regali a tutti, però a noi non ci regala niente nessuno e sinceramente c'è questa cosa, incomincia un po' a darmi fastidio perché facciamo sempre delle buonissime prestazioni, nelle ultime tre partite non abbiamo raccolto niente ma meritavamo almeno 7 punti. Sono contento che questa sosta viene nel momento giusto perché dobbiamo un po' ricaricare le batterie perché abbiamo fatto 6 vittorie consecutive e poi 3 sconfitte immeritate, però le abbiamo fatte e quindi dobbiamo riprendere al più presto il cammino.